Il Movimento per la Libertà di Ilaria Salis, scarcerata in Ungheria in seguito all'accusa di violenza nei confronti di alcuni manifestanti di destra, ha fatto tappa a Cagliari nella piazza Garibaldi. Abbiamo intervistato il padre Roberto Salis sulle condizioni di Ilaria e le speranze di un'estradizione in Italia per un processo equo e una detenzione commisurata e rispettosa. Vediamo il servizio di Antonello Lai. Ilaria Salis o della dignità? Dignità di una persona che lotta per degli ideali e che veramente sta subendo una pena che è al di là di qualsiasi pensiero umano. Sì, è mia figlia subisce dei danni dalle manette che sono molto più gravi di quelli che hanno registrato le presunte vittime di questi assalti. La vorrebbero condannare a 24 anni di detenzione per graffi guaribili in 5 giorni. Per cui è sicuramente una situazione assolutamente intollerabile che succede soltanto in uno Stato non democratico come l'Ungheria. Ecco, diciamo che le immagini sono state abbastanza eloquenti, ma forse qualcosa è sfuggito alle persone che hanno fatto i commenti sulle manette e sul guinzaglio. È sfuggito il sorriso di Ilaria, la dignità di Ilaria, che veramente ci accomuna un po'. Anche come figli della Sardegna, perché lei è sardo, giusto? Sua figlia forse... Mia figlia non è sarda, mia figlia è nata a Milano. Però c'è un cognome inequivocabilmente... indelebile. Sì, mia figlia la dignità non gliela porta via nessuno, basta c'ha il suo sorriso. Con la prossima udienza speriamo gli diano i domiciliari e portarla a casa il prima possibile. Lei ha imparato qualcosa da tutta questa storia? Che bisogna lottare sempre.